È sicuramente lo sport del momento, il padel, che da qualche mese a questa parte sta coinvolgendo migliaia e migliaia di persone. Ci troviamo alle porte di Lainate, dove questa mattina è in corso l'inaugurazione del nuovo centro sportivo Pala Padel Sa Carla Portres, dove gioco, passione e divertimento si stanno incrociando tra di loro, con la presenza di un grande ospite importante a cui abbiamo chiesto di riportare la sua personale esperienza. È una tua grande passione, sei quasi un veterano di questo sport. Quasi, sì, ci sono quelli di Roma che sono nettamente più avanti, no? Che a me hanno insegnato tanto, parlo di Marcheggiani, Marcolin, Di Canio, però insomma anche qui a Milano adesso ce la caviamo, è divertente, intuitivo, è aggregante e mi piace, ecco. L'unica cosa che non devo esagerare, devo dirmelo da solo, perché poi dopo un po' ci si fa anche male, però bene, dai, mi piace, sì, divertente. Secondo te qual è la caratteristica più bella di questo sport che ha fatto sì che prendesse così piede nel corso di questi ultimi anni? Chi gioca a tennis, io ho un figlio tennista e non vuole venire a giocare a padel perché è un purista, ma giocare a tennis devi essere bravo, devi essere impostato, saper portare il rovescio, cioè è tutto diverso. Qui vai sul campo, prendi qualche lezione e poi giochi e poi pian piano il livello si alza e puoi giocare secondo me con tutti. E questa è la cosa che a me piace, mi fa star bene. L'unica cosa, come ho detto prima, bisogna allenarsi però, non pensate di andare sul campo senza allenamento perché è abbastanza impattante sull'articolazione, bisogna stare, però per il resto è divertentissimo. Ricominciamo a giocare e ricominciamo a divertirci. No, assolutamente, questo è un centro molto bello, c'è la possibilità di far tutto, ripartiamo e insomma dai, lo sappiamo come dobbiamo comportarci, non facciamo i furbi e quindi si può veramente stare insieme e giocare a padel. Ma a questo punto abbiamo chiesto ai proprietari del centro, perché investire su questo sport? Allora, intanto ci ha spinto comunque la passione, che questa non deve mancare, anche perché comunque siamo dei soci che praticano, chi più e chi meno, comunque questo sport da anni. La nostra struttura a Lainate è imperniata, diciamo così, fondamentalmente e ricettiva con tre campi indoor di ultima generazione per quanto riguarda il manto erboso, e considerate il fatto che siamo stati molto attenti ai particolari, nel senso che abbiamo comunque l'orologio digitale, abbiamo comunque le reti che dividono i campi una dall'altra, abbiamo comunque messo tutte le situazioni che possono essere ideali per un giocatore di padel. Christian, perché avete scelto il padel? Allora, innanzitutto il padel è uno sport tra virgolette nuovo, anche se ultimamente ha preso piede, però il padel secondo me è uno sport adatto a tutti, avrà la meglio su altri, diciamo così, ecco. Inizialmente cercavamo una struttura per inserire questi tre campi da padel, perché abbiamo scelto anche i colori importanti, nel senso... Spieghiamo questa situazione dei colori, che non è da sottovalutare, non è indifferente. Allora, poche parole, si va in alcune strutture dove le pareti, comunque il fondo dietro i vetri è piuttosto chiaro, quindi il contrasto con la pallina è poco, quindi c'è qualcuno che si lamenta. In questo caso, avendo scelto un colore molto forte, il blu, giallo della pallina è l'ideale per avere una visibilità, ecco. Insomma, è completo di tutto. Sì, abbiamo cercato di mettere, diciamo così, a loro agio tutte le persone che comunque entrano nel nostro centro. Ci sono comunque persone qualificate e comunque che sapranno comunque rendergli, diciamo così, armonia per quanto riguarda dentro il campo e fuori dal campo. Cercheremo comunque di dargli anche, chi lo vorrà, lezioni private, comunque lezioni, partite lezioni e qualsiasi cosa che comunque loro hanno bisogno all'interno del centro, come anche la fornitura di racchette, palline. Il padel può essere lo sport del futuro? Il padel è sicuramente lo sport del futuro, ma non lo dico io, lo dicono i dati. Secondo me questo non è più un divertimento, ma diventerà uno sport.